Sintetizzo quello che ho imparato, capito e ritengo che possa essere una buona base per riflettere. Quindi sono parole e concezioni che possono servire alla mente e indirizzare la ricerca senza nessun'altra pretesa. Parto da una concezione di Dio. L'assoluto, per essere tale come definizione, deve avere in sé tutto l'esistente e ne deve avere anche il significato, quindi è tutto che il tutto trascende. Questa trascendenza, per logica e dalla nostra prospettiva, è generata dall'immanente che è composto dalla molteplicità, cioè dal relativo. Il relativo è strutturato da un tempo e uno spazio, cioè dal senso del divenire in una successione temporale illusoria derivata dal prendere in considerazione aspetti diversi e conseguenziali di una realtà immobile ed eterna. Questo movimento illusorio è strutturato da leggi che sono il modulo fondamentale di questo cosmo. Così la coscienza, come fenomeno intrinseco di questa realtà, nasce, vive, si amplia in una successione reincarnativa che la vede sempre più consapevole e presente a se stessa, attraverso un meccanismo di azione e reazione che chiamiamo karma. Gli urti con la materia e l'insegnamento insito nella legge karmica porterà la coscienza individuale, formatasi gradatamente dalla vita vegetale a quella animale e all'uomo, a uscire dall'ambito della materia e proseguire su piani di esistenza in cui il senso della percezione sarà trasceso in quello dell'identificazione. Cioè l'individuo non percepirà più la realtà, ma si identificherà con l'oggetto della sua attenzione. L'identificazione sempre più ampia di spazi reali sempre più grandi porterà l'individuo a sentire il divino e uscire anche dall'ambito del relativo. Ma qui, come qualcuno ha detto, solo il silenzio è giusta voce.